Tra gennaio e dicembre 2021, la Polizia Locale di Milano, grazie alla collaborazione con l'area ambiente del Comune di Milano e AMSA, che ha portato al posizionamento di 19 fototrappole puntate su aree particolarmente interessate dal fenomeno dell'abbandono illecito di rifiuti, ha comminato 73 sanzioni amministrative. A queste si aggiungono 4 accertamenti effettuati con altro tipo di telecamera, per un totale di 77 sanzioni e un valore di 34.650 euro. Sempre nel 2021 sono state trasmesse all'autorità giudiziaria 5 notizie di reato. Il sistema vede anche uno stretto rapporto di collaborazione nelle indagini della Polizia Locale con la Procura della Repubblica. Ad esempio, nel caso di Via Bonfadini 38, per il quale sono state eseguite 32 custodie cautelari, 4 sequestri di terreni, 45 sequestri di autocarri usati per commettere i reati. Si è arrivati alle condanne nello scorso 17 gennaio per traffico illecito di rifiuti, associazione a delinquere e l'abbattimento di tutte le strutture presenti costruite abusivamente.